è dura e non ci fa paura. Qui alla Micron, nuova giornata di sciopero contro i licenziamenti annunciati dalla multinazionale americana, licenziamenti ricordiamo che riguardano il 50% della forza lavoro, su 324 ad andare a casa 128 dipendenti. E alla marcia stamattina fino allo stabilimento della ST anche i colleghi di Tresan, Selex e appunto quelli della ST. C'è attesa tra i sindacati per l'incontro di lunedì con l'assessore alle attività produttive Linda Vancheri e poi anche per il tavolo romano che si svolgerà l'indomani al Ministero dello Sviluppo Economico. Nonostante l'azienda è in crescita e ha dei profitti positivi, ha preferito svenderci e toglierci dall'Italia. Evidentemente siamo una realtà scomoda, nonostante nel momento in cui ci hanno acquisito gli eravamo comodi. Si è avviata una procedura di mobilità, le lettere purtroppo ce le aspettiamo fra un paio di mesi, tempo di trattative che non so da che parte porteranno, speriamo comunque bene nel futuro. Nuova giornata di sciopero qui alla Micron, solidarietà da parte della Tresan ed ST, adesso anche della Selex. Sì, assolutamente, c'è massima partecipazione non soltanto dei dipendenti Micron che sono stati impattati, ma dai nostri ex collega, perché bisogna sottolineare questo. Quelli che sono in Tresan e in ST sono dei nostri ex collega, qualche anno fa lavoravamo nelle stesse scrivanie. Oggi è giunta la voce appunto di una solidarietà da parte della Selex e questo non fa che dare forza al movimento che ci sarà da qui in avanti. Perché non ci fermeremo qui, assolutamente. Protesta qui a Catania ma anche in tutta Italia oggi? Sì, sì, ad Agrate e a Napoli soprattutto, che sono i centri più grossi di Micron, anche ad Agrate c'è la partecipazione di ST e anche a Napoli magari anche forzando l'ingresso ai dipendenti. Voi dite la Micron ha preso brevetti, ha acquisito brevetti e ora scappa? Sì, ha acquisito brevetti, ha acquisito soprattutto clienti, perché quello che faceva gola a Micron era Nokia come cliente, quindi ha acquisito Nokia come cliente, ora ha acquistato il PID ad esempio nel 2013 che ha come cliente Apple e penso e suppongo che farà la nostra stessa fine, cioè dismetteranno anche loro.